Ciao a tutti ragazzi, sono Alex da facebook.com/salagiochi1980 e siamo ancora qua con i nostri vari tutorial e oggi parleremo appunto del tutorial per scaricare, installare e far funzionare il MAME, il principe assoluto degli emulatori che emula tutti i giochi da sala giochi appunto e bar degli anni 80 e 90 e anche qualche titolo del 2000. In questo caso lo scaricheremo e installeremo su Windows 8. Ok, quindi dobbiamo fare, prima di tutti, dobbiamo scaricare l'emulatore e dobbiamo scaricare la versione a 64 bit, appunto perché sto usando appunto Windows 8 a 64 bit. Andiamo in questo sito, che poi vi metto nelle note del video il link, così lo avete diretto, che si chiama progettosnaps.net in questo caso. Ok, ci troviamo appunto nella pagina dei download e noi andiamo a scaricare l'ultima versione che è la 0.163 del 24 giugno 2015. In questo caso abbiamo la versione a 32 bit e nella versione a 64 bit. Io scaricherò appunto 64 bit, che è questa. Facciamo download. Ok, ci scarica un file compresso che lo salveremo in questo caso nel desktop. E aspettiamo appunto il tempo necessario per poter scaricare l'emulatore. Ok, ancora qualche secondo e poi, una volta che avrà terminato l'installazione, andremo appunto a decomprimere il file e a installarlo nel nostro PC. Ok, allora il file è stato appunto scaricato. Eccolo qua, lo apriamo dal desktop in questo caso. E adesso io ho la versione gratuita appunto di WinRAR e andiamo a estrarre tutto il suo contenuto di questa cartella. Lo estraiamo in desktop, in questo caso MAME UI. Aspettate che ce l'ho la cartella. Mami 165 credo sia, boh, vabbè. Ok, creiamo questa cartella MAME 165 che non credo, ah, 164, eccola, ok, ho sbagliato. E andiamo ad estrarre tutto quanto il contenuto appunto di questa cartella. Vediamo un po'. Adesso, a seconda insomma della velocità dei vostri PC, questa operazione sarà più o meno veloce. Io adesso non taglio nulla, vi faccio vedere insomma come va fatto. Ok, eccola qua, quindi la rinomino perché è 164, ma solo per comodità, non c'è nessun problema insomma. Ok, e questa la mettiamo nel cestino che non ci serve più con i file di installazione. Apriamo e vediamo che all'interno troveremo insomma tutti i vari file con, alla fine abbiamo MAME UI 64. Doppio clic, vediamo, eccolo qua, comunque si è aperto, lo andiamo ad aprire e come potete vedere, se noi andiamo sui giochi disponibili qua vediamo che è vuoto, quindi dobbiamo andarci a procurare un gioco. In questo caso dobbiamo andare in un sito di ROM e scarichiamo, io vado su emuparadise.me, me lo metto nelle note. Ok, good night. Questo ve lo chiede solo, esclusivamente la prima volta che ci entrate. Adesso facciamo verifica e download. Ok, infatti lui adesso dovrebbe mandarmi direttamente alla pagina dei download. Ok, eccolo qua. Quindi facciamo scarica, lui mi dice guarda che ci vogliono 8 secondi, 7, perché praticamente se no, se volete potete iscrivervi e con questo prezzo avere un account premium e praticamente avere un download che non è mai 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 assolutamente lento, non avete problemi di doverne scaricare più di uno eccetera eccetera, potete fare quello che volete. In questo caso io faccio salva il file, dopo aver aspettato i miei secondi faccio scarica.
lo scaricheremo in questo caso adesso nel desktop. Ecco. Chiudiamo. Ok, e troviamo la nostra bella ROM appunto nel desktop. Apriamo la cartella, vi faccio vedere da qua, insomma, dentro a MAME 164 appunto in questo caso, apriamo, individuiamo la cartella ROMS, che è questa, e ci andiamo a trascinare o copiare la ROM appena scaricata. Ok, possiamo uscire. Andiamo nell'interfaccia del MAME e facciamo audit per vedere quali file, insomma, sono. Vedi, lui ha già la trovata. Adesso io non la faccio tutta perché sennò sta qua mezz'ora e non è, insomma, il caso, perché dovrà fare lo scan, insomma, di tutte le ROM. In questo caso io la blocco perché ha trovato già quella corretta. Faccio cancello e infatti lui mi trova tra i vari, insomma, giochi, mi trova 1942 revisione B. Vediamo un po' se funziona. Aspetta, ve lo farò vedere a schermo ridotto. Allora, proprietà, display. Ok. Eccola qua. Adesso io la ingrandisco un po' per farvela vedere meglio. Eccola qua. No, ah, perché ho fatto, ho capito, ho detto di fare, insomma, di ingrandirlo a seconda della dimensione, insomma, dello schermo. Andiamo a inserire qualche credito e come vedete, senza alcun problema, eccomi qua che stiamo giocando, togliamo a 1942 senza problemi. Ok, esc per uscire e torniamo appunto alla nostra bella schermata del main. Questa operazione di andare sul sito dove scaricare le ROMs e metterle nella cartella ROMs di MAME, qua del main, lo dovete fare per tutti i giochi che volete scaricare. Una volta fatto, possiamo andare direttamente a giocare. Io penso che per questo tutorial anche è tutto, spero di esservi stato d'aiuto. Se avete problemi, dubbi, perplessità, qualsiasi cosa, mi scrivete, ci scrivete nella nostra pagina facebook.com/salagiochi1980 o sul canale youtube.com/salagiochi1980. Da Alessandro è tutto, è stato come sempre un grande piacere. Ciao!